Si chiama Overland, il documentario americano sull'affascinante mondo della falconeria. È stato girato in 5 anni, facendo tappa in 4 continenti diversi, anche in Abruzzo, mettendo in luce le splendide cornici della nostra regione, tra cui Rocca Calascio. Overland parteciperà al Santa Barbara International Film Festival, uno degli eventi cinematografici più importanti al mondo, che si terrà in California dal 16 al 25 gennaio. I registi sono Elizabeth Haviland e Rever Lanou, due importanti documentaristi a livello internazionale che vivono in North Carolina. È praticamente il primo vero documentario sull'arte della falconeria a livello internazionale, quindi le persone che vedranno questo film avranno l'opportunità di immergersi in questa straordinaria arte che ha sempre attirato le varie civiltà che si sono succedute negli tempi, per la sua capacità di riuscire ad unire l'uomo in simbiosi con l'animale e quindi anche in simbiosi diretta con la natura. Ed è questo il punto cardine del girato, rimanere in contatto con il proprio spirito naturale e primordiale, anche quando la società moderna minaccia di cancellarlo. Questa spiritualità può essere recuperata tramite la falconeria, praticata in lungo e in largo fin dagli antichi Sumeri. L'arte della falconeria è, come ripeto, un'arte eccezionale che ti dà la possibilità di riuscire a interpretare le leggi naturali attraverso proprio gli animali. E quando il falco viene liberato e prende praticamente i venti, anche se si allontana dall'uomo, continua ad avere questa connessione con esso, ma in qualunque frangente può anche decidere comunque di riprendersi la sua libertà. Quindi questa parte affascinante della falconeria è una legge che ci insegna che in qualunque momento anche noi uomini possiamo essere liberi e al di fuori da questa società che ci lega e ci rende sempre più schiavi. Il documentario, però, che tra pochi giorni sarà consumato dal pubblico internazionale, in Abruzzo non si è sottratto ad alcune polemiche. Associazioni ambientaliste infatti hanno puntato il dito contro i falconieri, i quali intaccherebbero l'equilibrio dell'ecosistema. Le aquile hanno il diritto di volare, ma soprattutto Rocca Calascio è un ambiente che è urbanizzato e visitato da migliaia e migliaia di persone l'anno, con cani, con alianti, droni, concerti. Presentato in anteprima mondiale il 17 gennaio, il film giungerà poi al grande pubblico, approdando nelle sale cinematografiche o su Netflix.